Ciao ragazze, bentornati in un nuovo video. Oggi volevo mostrarvi i libri che ho acquistato sul sito della Feltrinelli da portarmi con me in vacanza. Non ricordo onestamente, quale fosse la soglia per avere, la spedizione gratuita. Abbastanza alta, nel senso che era o 40 o 50 euro. Io l'avevo superata perché in realtà oltre a questi libri avevo comprato altro, però ho deciso di pagare comunque 2,90 euro di spedizione per essere sicura che tutti i prodotti mi venissero recapitati nel giro di pochi giorni. Tanto il sito comunque vi mostra più o meno la tempistica che verrà rispettata, anche se in realtà nel mio caso la consegna è venuta ancora più velocemente, perché io ho fatto l'ordine di martedì, era scritto che con 2,90 euro in più per la spedizione, perché altrimenti sarebbe stata gratuita, avrei ricevuto i prodotti tra giovedì e venerdì, e in realtà me li hanno consegnati mercoledì in pausa pranzo, quindi assolutamente servizio ottimo. In passato anche mio fidanzato comprava sul sito della Feltrinelli, quindi io sono andata abbastanza a colpo sicuro. Lui ora non compra più sul sito perché 2 o 3 anni fa gli ho regalato il Kindle, l'ho regalato a lui, ma io non ce l'ho, e quindi io continuo, soprattutto per le ferie, ad acquistare dei prodotti, dei libri cartacei, quindi tradizionali. Ho deciso di acquistare online e non di andare in libreria perché ero alla ricerca di un libro che avevo visto su Instagram un po' particolare, e per evitare di non trovarlo in libreria, appunto perché è veramente qualcosa di speciale. Ho guardato sul sito, ho visto che lì sul sito della Feltrinelli c'era, e da lì ho, diciamo, completato il mio ordine con altri libri carini, divertenti, leggeri che amo leggere in questo periodo. Quindi vi faccio vedere la scatola, che era questa, e ora vi faccio vedere uno a uno i libri che ho acquistato. Allora, il primo, che è il più sciocchino, diciamo, però a me piacciono anche quelli perché bisogna divertirsi, è questo qua, di Chiara Cecilia Santamaria, quello che le mamme non dicono, dal Pampero ai Pampers alla ricerca dell'istinto materno. Allora, io ho 28 anni e ovviamente tante amiche iniziano ad avere bimbi, ci sono sempre più bimbi in giro e quindi naturalmente, insomma, l'argomento maternità salta sempre fuori, e mi piaceva l'idea di appunto leggere un libro leggero che, mi aspetto almeno così, parta da una sorta di istinto materno 0 e arrivi a un istinto materno 10, cioè ovviamente si parte dal non averlo fino a capire la bellezza della maternità. Vi leggo un pochino che cosa c'è scritto dietro. Allora, la Bibbia della buona madre dice che è giusto sacrificare alla causa vita sociale, depilazione, seratine romantiche. La domanda è: perché a 27 anni tra carriera, aperitivi, viaggi, uscite con le amiche ti senti il mondo in pugno? Io ne ho 28, però dai, diciamo che ci siamo. Poi arrivano 2 linee sul test di gravidanza e tutto quello che riesci a boccheggiare è: ma che, davvero? Quando capita lei, nonostante dubbi e paure, Chiara decide di affrontare l'imponderabile, diventare mamma, senza però dire addio a se stessa, alla se stessa di prima, frizzante e un po' folle, estimatrice di mojito e tacchi alti. Sarà un vero tsunami esistenziale, raccontato con spietata sincerità. Il risultato è una riflessione ironica su uno degli ultimi tabù ancora rimasti, la maternità, ma anche un esilarante racconto della fantasmagorica esperienza dell'essere genitori. Travolgente, tenero, sincero, il libro di una donna che è anche una mamma e che dice la verità, solo la verità. Chiara Cecilia Santamaria è nata a Roma e adesso vive a Londra. Il suo blog, machedavvero.it, aperto quando era il quarto mese di gravidanza, è diventato in breve tempo uno dei mommy blog più letti della rete. Quindi non sapevo che avesse un blog, adesso molto volentieri lo andrò a scuriosare, però secondo me deve essere molto molto carino. Questo in tutto ha poche pagine, sono 260 pagine, quindi si leggerà in un battibaleno. Altro libro che ho acquistato, sempre piuttosto leggerino, è questo, Non mi piaci ma ti amo, a 4,90 euro. Ho detto vabbè, cioè, voglio dire, io sono una di quelle che d'estate si compra tutti i libri che escono a 9,90 euro su questa linea, cioè quindi quelli in cui c'è sempre un amore, ma praticamente la ragazza è single, presa dalla carriera, oppure
ha un sacco di idee in testa, poi si innamora, però voglio spendere poco perché veramente in 2 settimane di ferie normalmente mi leggo tra i 3 e i 4 libri. Ovvio, non sono dei saggi, ma sono libri di questo genere, perché, ripeto, io amo divertirmi sotto l'ombrellone, però per 4,90 €, tra l'altro ce n'è un altro a quel prezzo, non me lo sono lasciato scappare. Allora, questo che cosa dice? Un enorme successo del passaparola, un romanzo romantico imperdibile. Si sono conosciuti da piccoli e si sono detestati, ma adesso un testamento li obbliga a sposarsi. Allora, vi leggo velocemente la trama. Thomas e Sandy, lui nobile e ricchissimo, lei di semplici origini irlandesi. È solo l'amicizia tra le loro famiglie ad unirli. Capita così che ogni anno i due trascorrano le vacanze estive a Garden House, la favolosa residenza dei Clark. Sandy odia quei mesi perché detesta Thomas, il suo stile di vita, i suoi amici. Crescendo i due si perdono di vista finché, alla morte del nonno, durante la lettura del testamento, Thomas si trova di fronte a un annuncio sconvolgente: potrà ereditare ogni bene solo a patto che metta la testa a posto e si sposi. E con chi? Proprio con quella Sandy Price che non vede da almeno 5 anni. Deciso ad aggirare la volontà del nonno, Thomas cerca di contattare la ragazza per convincerla a tirarsi indietro. Sandy però sta attraversando un momento complicato, è disoccupata ed è sul punto di perdere l'anticipo versato per acquistare un piccolo bistrò. E quando all'improvviso si presenta la possibilità di coprire ogni spesa, finisce per accettare la bizzarra proposta. Ma cosa ci si può aspettare da un fidanzamento se lui e lei si odiano sin da piccoli? Nulla di buono, a meno che tra una finzione e l'altra non accada qualcosa di assolutamente imprevisto. Quindi, secondo me, per 4,90 € e vediamo qua quante pagine sono, 286, direi che si possa fare benissimo. Terzo libro sulla fascia 4,90 € è di Anna Premoli, autrice di Ti prego lasciati odiare, che ho letto e che mi è piaciuto molto, è Un giorno perfetto per innamorarsi. Allora, qui cosa dice? E se un fastidioso trasferimento di lavoro nascondesse un inaspettato e piacevolissimo regalo? Kaila Davis è una donna metropolitana di New York, ama tutto, il traffico, il caos, le folle. Nota per il suo sarcasmo e le sue relazioni mordi e fuggi, Kaila aspira a diventare un'affermata giornalista, anche se al momento si accontenta di scrivere recensioni sui posti più alla moda della città. L'occasione di fare il salto arriva quando il suo capo decide di mandarla in una sperduta cittadina dell'Arkansas per preparare un pezzo di rilievo nazionale su un argomento del tutto particolare. Kaila coglie al volo la proposta e, abbandonata l'amata New York, prova a inserirsi nella vita di Heber Springs. L'impatto non è dei migliori, le sue scarpe tacco 12, preferibilmente blu elettrico, mal tollerano le polverose zone dell'America del Sud. Il suo temperamento frenetico mal si adegua alla calma di un posto dove tutti si conoscono, ma soprattutto Kaila non pensava di dover fare i conti con la comparsa di Grayson Moir. Ce la farà Kaila a dimostrare quanto vale? Un nuovo divertentissimo e dolcissimo romanzo dalla regina delle commedie romantiche italiana. Quindi per 4,90 €, cioè anche questo io non me lo sono lasciata sfuggire. Per terminare, come vi avevo detto all'inizio, io stavo cercando un libro molto particolare e il libro in questione è questo. Big Magic, vinci la paura e scopri il miracolo di una vita creativa. Allora, io questo l'ho visto su Instagram, ho visto la copertina, ho visto un po' di cosa parlava e mi ha ispirato subito. Dall'autrice del bestseller internazionale Mangia, prega, ama. Ho letto alcune recensioni sia sul sito della Feltrinelli che su Amazon e moltissime dicevano che dopo averlo letto avevano veramente gli occhi a cuoricino o comunque erano veramente mentalmente predisposte a vedere le cose in maniera diversa, a vederle in maniera creativa. Io sono abbastanza creativa, lo vedete anche da Instagram, faccio tanti pacchettini, ogni tanto quando posso scrivo con calligrafia moderna a mano, quindi cerco di inventarmi ogni volta, però soprattutto il periodo dell'estate, quando ci si rilassa un pochino di più, diciamo che il riposo, il ristoro va un po' a nascondere quell'istinto creativo, magari si preferisce, non so,
riposarsi appunto piuttosto che mettere mano a qualcosa. E quindi quest'anno ho voluto proprio invece trasformare le mie vacanze in qualcosa di diverso, cioè cercare di cambiare mentalità e fare anche in questo senso pieno di energie per settembre, insomma, e il ritorno al lavoro, il ritorno tra virgolette alla famiglia, insomma, ricaricarmi le batterie. Qua dietro dice: la creatività non è che un istinto, un esperimento e un mistero, quindi iniziate pure, iniziate da qualsiasi parte, preferibilmente adesso. Allora, dentro c'è scritto: prima di tutto credeteci, non date la vinta alla paura e ogni giorno con perseveranza, semplicità e assoluta leggerezza mettetevi lì, rimboccatevi le maniche e rinnovate il vostro sogno. Si può fare, parola di Elizabeth Gilbert. L'autrice in questo nuovo libro esplora a fondo per noi il processo creativo, mettendoci da a parte della sua esperienza e della sua prospettiva unica. La natura misteriosa dell'ispirazione riguarda tutti, ognuno di noi la contiene, ma spesso non sappiamo dove scovarla. La creatività non è in fondo un salto nel processo logico? Coltiviamo allora la curiosità, accogliamo con spirito lieve le giravolte della vita e combattiamo con brio ciò che ci spaventa. Poco importa se il nostro sogno è quello di scrivere un libro o di diventare attori o di fare fronte al meglio degli impegni di lavoro o se stiamo invece pensando di intraprendere un'avventura a lungo rimandata. Elizabeth Gilbert ci esorta, con fare scanzonato, a portare alla luce i tesori che ognuno di noi custodisce in sé e ad affrontare la quotidianità a testa alta, con consapevolezza, passione e libertà. Non è difficile e il mondo che ci spalancherà davanti, fatto di gioie e speranze, finalmente raggiungibili. Quindi fate ciò che vi fa sentire vivi, seguite le vostre passioni, ossessioni e compulsioni, fidatevi, create a partire da qualsiasi cosa provochi una rivoluzione nel vostro cuore, il resto verrà da sé. Io dico che, cioè, mi fa venire i brividi anche solo a leggere la copertina. Quindi, niente, questi sono, vediamo, 227 pagine che io mi aspetto essere più che altro appunto una sorta di saggio, ecco, di consiglio su come vivere la vita e prendere le proprie idee, il proprio spirito creativo. Non è assolutamente non credo sia un romanzo, comunque non ci sia una storia. Però, secondo me, avere una visione diversa della vita o comunque impegnarsi, perché a volte, come dice il libro, è tutto dentro di noi, tutti abbiamo questo seme della creatività o comunque della positività. Però a volte non sappiamo come farlo crescere. Quindi, secondo me, un libro di questo tipo può aiutarci a capire come fare per vedere le cose in maniera diversa o viverle in maniera diversa. E quindi sono veramente pronta a leggere questo libro perché, secondo me, sarà veramente travolgente. Niente, io spero che anche con questo video vi abbia tenuto compagnia. Se vi fa piacere, dopo che avrò letto tutti i libri, magari scritto qualche appunto, vi girerò un altro video, magari farò una recensione sul blog in cui vi racconterò, le mie impressioni. E per il resto ci vediamo al prossimo. Ciao!